sono un testimone privilegiato, non per meriti particolari, ma soltanto perché sono nato prima di tutti di voi. Il testimone privilegiato è una persona che si è trovata al posto giusto al momento giusto. E il momento giusto di cui volevo parlare era l'insieme degli anni immediatamente successivi a Tremezzo, cioè quando Tremezzo si è cercato di realizzarlo, e parlo della fondazione delle scuole di servizio sociale. Questa testimonianza è sempre importante perché ci fa vedere come e fino a che punto Tremezzo non era soltanto un'utopia, ma era un qualcosa che si voleva concretizzare subito. Mi riferisco a quando, allora 22enne, mi iscrissi alla scuola di servizio sociale ENSIS di Roma, fondata e diretta da Monsignor Giovanni Gemenasce, che all'epoca era noto internazionalmente. Era un rete scomodo e quindi ero una delle persone meglio adatte a fare il lavoro di direttore di una scuola di servizio sociale. E già questa persona ci ha formati, tutti quelli che erano sotto le sue cure, ci ha formati in una maniera particolare. Allora, rapidamente, quando io mi iscrissi alla scuola, mi guardai intorno per vedere chi erano i miei compagni di studio. La prima persona che mi colpì fu un colonnello dell'esercito, che la seconda volta non venne, quindi aveva probabilmente sbagliato strada. Poi c'era un giovanotto, o un ex giovanotto, sempre impeccabilmente vestito, con camicia scura e peraltro chiara, che sovvecchiava durante le lezioni, intervenendo soltanto durante le lezioni di statistica, quando il professor Costanzo disegnava una curva di Gauss. A quel momento lui interveniva e dice: o a cappello di carabinieri, poi si è riaddormentato. Chi erano gli altri membri della mia classe? C'era una ragazza 22enne, un po' sperduta perché si trovava con persone sui 35-40 anni, ed era la ragazzina del corso. Vaci a comprare le caramelle o le sigarette e lei trottava, che era la mascotte della classe. Tutti gli altri, come dicevo, erano persone come mio, 35enni, 40enni, eccetera. L'aspetto interessante è che queste persone non erano persone filantrope che, non sapendo cosa fare, si erano iscritte a un corso, ma erano persone responsabili di strutture assistenziali o parassistenziali esistenti nella capitale. Queste persone, saputo della scuola di servizio sociale, avevano deciso che dovevano professionalizzare la loro attività nell'interesse dell'utenza. Quindi questo era il gruppo formidabile di miei colleghi che mi hanno aiutato a diventare un assistente sociale. Quello che era interessante allora e che non c'è più era il gruppo classe. Il gruppo classe io lo classifico come uno degli strumenti pedagogici maggiori che esistevano all'epoca. Il gruppo classe significava che c'erano 20 o 30 persone che per diversi anni lavoravano insieme, che litigavano, si scontravano, però guai se uno dall'esterno toccava uno dei membri del gruppo e si creava immediatamente cosiddetto quadrato di Villafranca. Lo sapete probabilmente dalla storia che a Villafranca ci fu una battaglia dei piemontesi contro i feudali austriaci e a un certo momento il re
regnante in Savoia, urlò a me le guardie per l'onore di casa Savoia e immediatamente intorno al re si creò un quadrato formato dalle guardie che furono loro a rimetterci le penne, ovviamente, perché non c'erano fucili così lontani il getto di tragetto da poter colpire il re. Allora, il gruppo classe era uno strumento importantissimo perché ci si ingassava a vicenda e a un certo punto non si parlava più di i miei compagni di corso, ma era un nome, nome del corso X della scuola Mensis. E questi rapporti durarono anche per molti anni. Alcuni si interruppero perché qualcuno prematuramente andò a quella che a Roma si chiamano gli altri insulti, cioè il Cimitero. Altri continuarono in maniera più intima la loro solidarietà perché si sposarono. Diverse coppie provenivano dalla mia classe. Io no, perché ero fidanzato per conto mio fuori dall'ambito della scuola di servizio. Allora, questo gruppo classe che si gassava a vicenda non esiste più per vari motivi, non è una critica, è una constatazione. Quando i ragazzi si ritrovano ad una lezione di servizio sociale provenendo da varie altre materie che sono andati a sentire in una o in un'altra lezione universitaria, sì, c'è un minimo di solidarietà, ma è un po' la solidarietà che c'è tra persone che abitualmente vanno al cinema, prendono sempre gli stessi posti e salutano cortesemente altre persone che anche loro hanno questo vizio, questo pregio di seguire dei film. Questa fa parte della giusta adesso, ma volevo sottolineare il fatto che c'era una continuità tra Tremezzo, che non è stata un'associazione filosofica o una buona vacanza pagata dallo Stato, ma è stato un qualcosa di veramente fondamentale da cui sono realmente nate le scuole di servizio sociale, coscientemente o incoscientemente nate da questa grande manifestazione, che purtroppo, se non ci fosse stata la Sostos prima e l'università adesso a ritirare fuori queste memorie, sarebbe caduto tutto nelle dimensioni.